fatalità, destino, errore umano, la nebbia. La nazionale italiana di nuoto scompare nell'esplosione al suolo di un bimotore che la stava portando a Brema per una manifestazione. Erano le 18:51 del 28 gennaio 1966, 50 anni fa. A bordo la meglio gioventù natatoria azzurra, Sergio De Gregorio, Amedeo Chimisso, Bruno Bianchi, Daniela Samuele, Carmen Longo, Luciana Massenzi, Dino Rosa, il tecnico Paolo Costoli e il nostro cronista Nico Sapio. Erano ragazzi forti ed entusiasti, vincitori del Sei Nazioni a Roma contro i migliori nuotatori dell'Europa occidentale, e sempre da vincitori erano usciti dai confronti con Francia, Svezia, Inghilterra. Le ragazze avevano trionfato contro la Spagna a Madrid, volevano conquistare la qualificazione per i Giochi Olimpici del Messico che si sarebbero svolti 2 anni dopo, il sogno di qualsiasi atleta. Ricordarli d'obbligo in tutte le piscine italiane alle 18:51 e fino a domenica verrà osservato un minuto di silenzio in tutti gli eventi, ed il 24 aprile in loro onore a Riccione si svolgerà la Coppa Brema.